Ringrazio anche tutti gli organizzatori perché questo ventennale, questo festeggiamento è culminato oggi in quello che è un convegno veramente importante che dà lustro alla città, lustro al territorio e che abbiamo modo magari di apprezzare anche in futuro perché abbiamo già parlato di altri progetti. Questo pomeriggio qui alla sala della Santissima Annunziata del chiostro di Sant'Agostino per parlare solo di Aikido o anche di altro? No, allora parliamo anche di apprendimento, perché noi lavoriamo con i bambini a livello motorio, però questo lavoro a livello motorio dà dei risultati notevoli sullo sviluppo cognitivo dei bambini. Infatti sia la mostra che abbiamo fatto, che si intitola L'entusiasmo dell'apprendimento, sia questa conferenza che si intitola Motivarsi ad apprendere. Praticamente io parlerò della didattica che noi applichiamo a questo corso e che dà risultati oltre l'aspetto motorio. Ok, quando parliamo di Aikido, di cosa parliamo esattamente? Parliamo di un'arte marziale giapponese, che non si è mai trasformata in uno sport agonistico, quindi non c'è la parte di competizione. Ok, la parola Aikido cosa significa, La se parola possibile, in Aikido italiano? significa via dell'armonia e dell'energia, quindi è una crescita personale, non soltanto a livello di difesa o di arte marziale, ma proprio a livello di crescita globale, diciamo Ok. È un'arte marziale come tutte le altre, quindi lei è alla cintura nera più alta, quarto dan, così. quindi al Sì, sono quattro massimo dan, ci sono livello. poi i quinti, sesti dan. Ah, e qual è il livello più Il alto? livello più alto è settimo dan attualmente. Il nostro maestro Marino Genovesi della Fujiyama è un sesto dan Shian. Shian significa maestro dei maestri praticamente. Quali sono i vantaggi che un bambino può acquisire dal praticare un'arte marziale, oltre alla disciplina, si intende? Sì, la disciplina, quindi seguire le regole, eccetera, ma è anche un'arte marziale che diciamo, stimola il riconoscimento dei punti di forza personali, quindi migliora molto l'autostima, dà al bambino una percezione del proprio corpo e un orientamento nello spazio e dà la capacità di relazionarsi con gli altri, perché è un gruppo, si lavora sempre a coppie, cambiando coppia, quindi il bambino impara ad avere una relazione con i suoi simili e nello stesso tempo acquisisce proprio un'autostima personale che lo fa crescere, nonché sviluppare i tre punti essenziali dell'apprendimento che sono l'equilibrio, la coordinazione e l'attenzione.